Tutto è lecito in guerra e in amore. Ma non esagerare! Tesoro, puoi lanciarmi la lozione per le mani? È nel primo cassetto! Grazie! Tesoro, puoi rimettere a posto la lozione? Prendila! Ops, mancata! Grazie, amore! La tua mira è la migliore! E mi fa saltare i nervi! Un dolce pranzo romantico! Fino a quando? Non inizi a fare quella cosa! Oh no, è disgustoso! Ma con chi esco? Che rumore orribile! Oh no! Tutto ma non questo! Sta bevendo di nuovo il suo caffè! Ma con chi esco? Che rumore orribile! Lascia che la battaglia del risucchio abbia inizio! Chi può bere il proprio drink in modo più grossolano? Ellie o Mike? Più forte! So che puoi farcela! Ehi, voi due laggiù! Potete fare meno casino! Che cosa stai facendo, tesoro? Sto solo guardando Instagram! Solo guardando? Certo! Lo vedo nei tuoi occhi che ti piacciono le foto di altre ragazze! Sei un donnaiolo! Ho sprecato i migliori anni della mia vita con te! Mike ha in mente qualcosa. Sta elaborando un piano subdolo. Farà una sorpresa sotto le coperte. Poi copre rapidamente la sua ragazza. Attacco di gas! Sei un tale idiota, Mike. Non è affatto divertente. Ti fa impazzire quando la tua ragazza impiega 3 ore per prepararsi. E poi si presenta, praticamente nuda. Che cosa? Questo è tutto ciò che indosserai? La prossima volta indosserai un bikini? No, non puoi uscire così, sei troppo scoperta. 3 ore dopo. Ok, va meglio? Niente scollatura. E la lunghezza? È 30 centimetri più corto di quanto dovrebbe essere. Vai a cambiarti subito! Non discutere! Che ne dici ora? Questo è abbastanza modesto per te? Non sto mostrando niente di quello che ho! Oh, è perfetto! Sei stupenda! Possiamo andare! Ciao, dolcezza! Dammi un abbraccio! Penny, quella sul mio petto è la tua faccia? Ops, scusa! E ora è sulla porta. Immagino che dovrò lavare di nuovo la maglietta. Una donna sfortunata è una donna il cui ragazzo pensa di essere il dio dell'umorismo. Un cornetto è caduto in una tazza? Oh, questo è il punto di partenza perfetto per il mio nuovo show! Cornetto? Così è un tazzetto! Divertente, vero? Wow! Dio, perché sta succedendo proprio a me? È solo un tipo strano, ignoratelo. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, amore. Oh no, Mike si è addormentato e il suo drago interiore si è svegliato. Ehi, Mikey, non russare. Ti senti? Smettila, Mike, i vicini chiameranno di nuovo la polizia! Beh, non posso sconfiggerlo, ma posso conviverci. Cosa c'è di nuovo su Instagram? Mike, ti renderà una star! Metro-Goldwyn-Mayer proudly presents... Neanche un motore a reazione è così rumoroso! Ti sveglierai famoso, tesoro! Finalmente posso stare un'ora a giocare ai videogiochi! Nessuno mi disturberà! Oh no, eccoci! Tesoro, mi sta bene questo top? Forse dovrei indossare la maglietta?
Indossa quello che vuoi, amore mio! Tesoro, puoi sistemare questa lampada? Non sono capace! Già, ora del selfie! La nostra cartolina di Natale è pronta! La macchina da corsa sale su una rapida montagna! Tesoro, si è rotto! Funziona di nuovo! Grazie! Hai freddo, piccolino? Oh, guarda quei piccolini! Quale sei tu? Quello? Spara! Dai, uccidilo! Ellie, mi stai disturbando un po'. Giusto un pochino! Puoi fare un passo indietro? Mike, cucciolino, il tuo gioco conta più della tua ragazza! Possiamo parlarne? Non hai nemmeno notato la mia nuova manicure? Ehi, Mike, dove vai? Mi fa impazzire quando le mie labbra sembrano la vittima di un omicidio dopo aver baciato! Tesoro, siamo in ritardo, hai finito! Altri 5 minuti, ok? Va bene, vado ad accendere la macchina! Povero Rick! Come fa a non aver ancora capito che le donne hanno una percezione del tempo diversa? Si è detto solo 5 minuti! Preparati ad aspettare un anno! Dai, dov'è Penny? Oh, che coppia carina! Si sono conosciuti proprio davanti ai miei occhi! Oh, ecco il loro primo appuntamento! E cos'è questo? Il loro 100° appuntamento! Buon anniversario, ragazzi! Oh, hanno appena avuto un bambino! Congratulazioni! E la mia ragazza non è ancora pronta! Che cosa? Ora sono vecchi! E io sto ancora aspettando Penny! Tesoro, sono pronta! Andiamo! Veloce o arriveremo in ritardo! Wow! Ti fa impazzire quando torni a casa e sei la persona più esausta del mondo! Ma la tua ragazza ha bisogno di parlarti di mille cose cruciali proprio in quell'istante! Mikey, sei sveglio? Dai un'occhiata alla mia nuova manicure! Sono andata al salone oggi e mentre ero lì ho visto... Oh no, per favore, qualcuno metta in sordina Ellie! Non si spegne! Immagino che dovrò passare alla modalità d'ascolto! È così interessante, quindi cos'è successo? Pensavo non l'avresti mai chiesto! Oh no, ha tirato fuori la lavagna! Ci vorranno altre 2 ore! Come faccio a dormire con gli occhi aperti? Oh cielo, è un disastro! L'antico mistero dell'universo! È davvero così difficile abbassare il sedile del water? Ragazzi, non ci vuole nemmeno molto sforzo! Amore! Rick! What? Senti, ti dirò un segreto! Quella cosa rotonda sul water si muove davvero! Puoi abbassarla quando hai finito! Vedi, non è così difficile! Sei felice, Penny? Questa cosa mi fa davvero impazzire, tesoro! Un ragazzo all'inizio di una relazione! Tesoro, sei la migliore! Dopo un paio di mesi! Tesoro, questo è per te! Dov'è la mia cena? Dopo un anno! Buon anniversario! Andiamo a mangiare! Dopo qualche anno! Ellie, sono a casa! La mancanza di attenzione mi sta facendo impazzire! Richard, puoi aiutarmi con lo scaffale? Non posso, tesoro, ho il braccio rotto, scusa!
Una tagliata qui e qui. Ups. Amo, puoi aiutarmi in cucina? Non adesso, tesoro, sono davvero occupato. Amo, ho davvero bisogno del tuo aiuto. Non posso, tesoro, mi sento male. Penso di avere la febbre. La febbre? Come no? La tua vera diagnosi è la pigrizia acuta. Va bene, ti misuro la temperatura. Oh, Penny, non riesco nemmeno a tenere in mano il termometro. Controlla cosa dice. 37. Eh sì, sei proprio malato. Ecco, ti curerò io. Non vuoi fare una doccia, Rick? Mi fa impazzire quando il mio ragazzo rifiuta tutte le mie chiamate per poter parlare con i suoi amici. Scusa, immagino che dovrei rispondere. Finalmente, dopo un centinaio di chiamate perse, risponde! Lascia che ti faccia un bel discorsetto! Aiutami, fratello! Ti fa impazzire quando fai le pulizie tutto il giorno. Il tuo ragazzo si presenta e distrugge tutto in 5 minuti. Non ce la faccio più! Ti fa impazzire quando la tua ragazza prende la tua felpa preferita senza chiedere. Amo, prendo in prestito la tua felpa col cappuccio, è così comoda! Addio, mia vecchia amica. Abbiamo trascorso così tanto tempo insieme. Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati. Eri così brillante ed elegante. Ricordo tutte le nostre serate insieme. Come mi hai tenuto caldo quando avevo freddo. Ricordi tutte le vittorie che abbiamo condiviso. What? Sei sempre stata il mio portafortuna. Sono così triste che non ci rivedremo mai più. Mi fa impazzire che la migliore amica della mia ragazza sappia tutto sulla nostra relazione. Ellie le dice assolutamente tutto, per tutto il tempo, ovunque. Le racconta i nostri problemi e parlano costantemente di me. Perché mi stai facendo questo, Ellie? Ti sono piaciute le nostre coppie felici e i loro problemi? Allora commenta qui sotto e dici cosa ti fa impazzire nella tua relazione. E ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, mettete like a questo video e fate click sulla campanella. Non perdetevi nessun video divertente sulle coppie di Woohoo!